E siamo all'ultima tranche di questo speciale di Telecentro News che vede la presenza di Monsignor Ernesto Vecchi, Vescovo Ausiliario Emerito e Presidente della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro, uno speciale interamente dedicato a delle riflessioni che lo vedono qui presente. Abbiamo parlato di tante cose, volevamo fare le conclusioni, ad esempio invitandola a ragionare con noi del fatto che si chiude una pagina legata alla politica nazionale con un governo che aveva promesso rigore, equità e crescita, e l'anno prossimo si va al voto, presumibilmente il 24 febbraio. La politica ha dato uno spettacolo difficile quest'anno, non le chiedo naturalmente valutazioni nel merito, ma in quelli che sono anche i valori filosofici di quello che significa la politica, di quello che significa la corruzione che ha caratterizzato i racconti di un anno di cronaca, la forte disaffezione e quindi l'allontanamento da parte delle persone che hanno bisogno invece di essere rappresentate, difese, governate in qualche modo da esempi positivi, e questi insomma forse sono mancati più di tanto. Di nuovo il tema è quello dei valori. Dunque, ma anche nella politica non è che mi tiri indietro nel senso della polis, della città, io non entro nei partiti, non voglio, ecco. Però la lezione più grande l'hanno ricevuta durante gli auguri natalizi le alte cariche dello Stato dal Presidente della Repubblica, che ha tirato le orecchie a tutti. Ha detto: avevo chiesto di fare una nuova legge elettorale, non l'avete fatta. Avevo chiesto di uscire, diciamo, in modo morbido dalla sedicesima legislatura, sedicesimo, non so quale sia, ecco, e non l'avete fatto, perché anche Monti si è dimesso, cioè praticamente lui non voleva che si dimettesse. E si quindi, è lasciato sedurre. Ecco, adesso non so, vedremo, però lui il Presidente non si aspettava che lui dicesse: mi dimetto anch'io. Cioè la PDL gli ha tolto la fiducia e lui dice: ti adesso tiro avanti, invece lui ha detto: no, non tiro avanti perché non ho la fiducia. Quindi ha le sue ragioni, però è una classe politica che ha deluso, e quindi vuol dire che questo, il molingasino destra e sinistra, cioè si pensa più al proprio particolare, ecco, al bene proprio anziché al bene comune. Quindi andare a votare con questa legge ha dei rischi enormi, ecco, perché poi la rappresentanza della gente è sempre meno, i parlamentari li scelgono i partiti, sì, fanno finta di fare le primarie, ma anche lì è tutto un gioco, l'abbiamo visto, ma insomma, non è che ci veniate a dire delle folle, le primarie sono una bella cosa, 3.000 persone, prima c'erano 4 milioni, adesso 3 milioni, vabbè, ma gli italiani sono molto di più, c'è quel 50% che non va più a votare, e quelli lì cosa sono? Non fanno parte della democrazia? Allora, il problema è proprio questo, far capire alla gente che le cose dello Stato, che lo Stato ha una nazione da governare. Invece qui ci si comporta come se lo Stato fosse tutto. Tutto è statalista. Stato, regioni, provincia, comuni. Adesso i quartieri li hanno un po' eliminati, però tutto in senso verticale. Ma c'è invece una partecipazione in senso orizzontale, quello che si chiama la sussidiarietà della società civile, gente capace di intraprendere, gente capace di lavorare. Non puoi soltanto mettergli delle tasse, devi dargli anche la possibilità, togliendo la burocrazia, di imprendere senza troppe storie. Ecco, invece qui in Italia si è migliorato, ma anche alla fine bisogna realizzare qualcosa. Per esempio, le liberalizzazioni, qui è stato Bersani, ha dei grandi meriti, ma se liberalizzare vuol dire distruggere anche la domenica, eh no, caro Bersani, qui non ci siamo, perché la domenica è il giorno che ha fatto il Signore, ma non solo per chi crede, anche per chi non crede, per la famiglia. Beh, ma adesso sono i lavoratori della domenica che protestano. Certo che se uno non ha lavoro va anche la domenica, ma non è che tu lo forzi. La domenica uno vuole stare con la sua famiglia, con i suoi amici, vuole fare un po' di footing, poi mentre passa davanti a una chiesa va dentro, va anche a messa, così fa le cose per bene. No? Quanti sono i camminatori o i ciclisti che passano su da San Luca, entrano un attimo, fanno un saluto e poi tornano giù. Vanno lì a prendere dalla fontanella a bere, a volte ci sono anch'io perché vado su anch'io, e dico: beh, la Madonna, vedete, su, è la bicicletta, dico, ci penso io, e la tengo io, e va su di Anna Maria, poi torna giù. Ma quanti? Ed è un mondo simpatico, però alla fine non possiamo tagliare l'Italia a fette. Non stiamo portando, soltanto a guardare al PIL. Il PIL si aumenta se l'uomo rimane uomo, se la donna rimane donna, se la famiglia viene aiutata ad essere se stessa, a mettere al mondo i figli, perché la nostra tragedia è che i giovani non ci sono più. E allora, se i giovani non ci sono più, mancano le vocazioni di speciale consacrazione, i preti.
Confagna con i PRIT adesso, che sono pochi. Ora bisogna veramente mettere al mondo dei figli, però il governo ha bisogno, ha il dovere di aiutare queste persone. Invece tutti parlano di famiglia e famiglia e finora nessuno l'ha aiutata. Monsignor Vecchi, ragazzi, giovani, bambini, scuola, e a Bologna sufficienti firme, anzi più del necessario, raccolte per richiedere un referendum che domanda ai bolognesi se sia opportuno continuare a finanziare con le risorse dell'amministrazione comunale le scuole private e paritarie. In realtà chi lo ha promosso vuole che questi finanziamenti vengano meno, sebbene l'amministrazione comunale del sindaco Virginio Mero l'abbia già rinnovato le convenzioni fino a fine del suo mandato, e qualcuno anche nella maggioranza, per cui il tema forse va al di là di questo, taglia il mondo politico insomma trasversalmente, perché qualcuno ne ha fatto una lettura più ideologica, perché ha riconosciuto in queste scuole private paritarie una forte presenza appunto del mondo cattolico dietro alle cattedre, e lì è voluto andare a puntare il dito. Siete bravi a stuzzicarmi nei temi giusti, No, per fortuna il sindaco ha capito. Ci siamo impegnati, ci siamo preparati. Esatto. Il tema, cioè il sindaco non è con quelli del referendum, lui ha cercato di opporsi, perché? Perché sa che i sindaci della montagna, della pianura, della città hanno un grande aiuto negli asili parrocchiali, perché io ricordo, ero ancora vicario, il sindaco di Anzola un'estate, Europa, il mio amico Europa, ecco, effettivamente disse, ma insomma aprite un'altra sezione perché non so come fare, e queste persone qui sono contro il referendum. Chi è per il referendum è un'ideologia di estrema sinistra, un'ideologia radicale, un'ideologia SEL, non so cosa vuol dire società e libertà, tu la sola libertà nasce dalla verità. Allora cosa fanno gli asili? Ma tutti sono stati all'asilo nelle cose, cosa fanno le suore? Purtroppo non ci sono più, allora cercano di tenere però lo spirito che dà a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare. Quindi io spero che questo referendum perda, però così come l'hanno fatto rischia anche di vincere. Però se vincono, ecco, il comune risparmierà 1 milione, ma ne perde 4. Perché chi va all'asilo spende meno, e se il comune deve organizzare altre sezioni spende 4 volte di più. Quindi, perché il 30% degli asili fa un servizio pubblico, ma dipende proprio dalle parrocchie, dalle istituzioni, dalle organizzazioni cattoliche. Ecco, quindi è veramente una grande insipienza. Però questo viene fuori, purtroppo. Siamo nella linea degli oroscopi per altre cose. C'è la mala fede. Senta, mi permetto una domanda di politica, anche se, come dire, è lei la politologa della televisione. Non riesco a capire dal suo intervento fino a questo momento se, visto che parliamo appunto di trasversalità anche del mondo cattolico, se alla Chiesa o a lei personalmente manca un po' il partito unico che raccoglie i cattolici. No, a me mi mancano i cattolici veramente formati che si mettono in politica. Allora era un unico partito, ecco, però come ha detto il Papa ci vogliono nuovi cattolici che si impegnino veramente, mettendo, diciamo così, lo spessore cristiano-cattolico, che vuol dire secondo il tutto. Quindi non vuol dire imporre il Vangelo alla Costituzione, ma vuol dire dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare, ma che lo facciano senza mettere in primo piano il proprio interesse particolare. Ecco. Quindi bisogna, a me non, cioè io sono nato che c'era la Democrazia Cristiana, sono nato in epoca in cui il Partito Comunista ha ucciso Fanin a Persiceto, perché queste cose qualcuno, la Chiesa ha chiesto perdono, ma chi è Eterna non mi ha chiesto perdono ancora, mi dispiace, bisognerebbe fare questa autocritica, di fatto qualcuno l'ha fatta, però insomma Fanin quando lui è stato ucciso aveva 24 anni, io ne avevo 12-14, stava a 2 chilometri da casa mia, quindi abbiamo visto la tragedia. Ora nessuno vuol tornare a quei tempi, ma se vogliamo evitare di nuovo quei tempi bisogna che l'anima dell'uomo sia coltivato. Allora, con buona pace di Pannella, che lui fa digiuno, quindi poveretto, io lo rispetto, però io gli metterei lì una bottiglia d'acqua e un pezzo di pane, ecco, puoi dire, caro Pannella, io non ti ho messo mica io lì, allora tu fai un digiuno che è un ricatto. Allora io invece guardo San Giovanni Bosco, che diceva che per non riempire le carceri bisogna prevenire. Allora bisogna educare per evitare, quindi è meglio prevenire che ne condannare.
Quindi tu, caro Pannella, aiutami a dire che bisogna risvegliare quella spiritualità dell'articolo 4 che porta ad educare anche spiritualmente la gente, e gli asili sono proprio su questa linea di educazione. Ah, è quasi quasi potessi andare in Parlamento anch'io, fare un po' di... Matteo, guarda, solo al volo, perché poi stiamo concludendo, prima di lasciarti stuzzicare Monsignor Vecchi sulla sua passione sportiva, un po' l'ha manifestata anche sulla sua persona, però a proposito di prevenire, mi viene in mente che queste festività dal 24 appunto di dicembre al 1 di gennaio a Bologna saranno caratterizzate da questa nuova ordinanza che vieta l'uso di botti eccetera eccetera, quando il vetro era già proibito nel centro della città. E qualcuno si è lamentato, ma insomma è una tradizione, la festa, e il sindaco di Bologna ha proprio risposto così: io lo faccio per prevenire, perché purtroppo ci sono troppi casi di persone che si fanno male, e quindi io lo faccio a tutela, insomma, loro. No, io sono col sindaco, ma più preoccupato per gli uomini che per gli animali. Ecco, perché è vero, perché c'era anche il tema. Che poverini, che anche loro, però è una conseguenza, quindi però tu pensa all'uomo, siccome accanto all'uomo c'è l'animale, se tu, ecco, ma non proprio perché l'animalismo sia messo in primo piano, per carità, perché oggi rischiamo questo, che si mantenga, i corpi umani si cremano, voglio dire, mentre i cani fanno i cimiteri. Sì. Comunque io voglio bene ai cani, li ho sempre voluto bene, sono contro la vivisezione, però non sono, perché il cane sia equiparato all'uomo, che ha lo spirito, che ha la personalità spirituale. Il cane ha una spirito, una, non una spiritualità, una personalità animale, è carino, dai bacini, è fedele, per carità, ma non è un uomo, non ti ricambia, non ti rimprovera, non ti dialoga con te, sta lì con te. Senta, allora chiudiamo, abbiamo un paio di minuti, volevo portarla in quello che è il mio specifico ambiente e che entrambi, come dire, vogliamo bene, che non è soltanto quello del Bologna di cui parliamo dopo, ma qualche giorno fa lei ha partecipato alla messa degli sportivi, anzi non ha partecipato soltanto, ma praticamente ha presieduto la messa per gli sportivi e degli sportivi per la prima volta richiesta dal CONI. Un segnale importante anche che sia stato il mondo dello sport a richiedere la presenza della Chiesa in proprio qualche giorno prima del Natale. Certo, perché lo sport è nato sotto i campanili e adesso siamo pieni di società, ma quando io ero ragazzo si giocava solo nei cortili della Chiesa, insomma, tutti i nostri grandi giocatori sono partiti di lì, ecco. E allora bisogna capire che dietro lo sport c'è un valore educativo, ma è un valore educativo che emerge solo se c'è un progetto globale. Se una volta fatta la partita, poi il prete o chi o il mental coach, oggi come dicono, non si deve fermare a fare gli urli psicologici, deve dire a quelli lì che sono uomini, che hanno una famiglia, che bisogna volersi bene, che se anche vince quell'altro, sì, tu avrai dispiacere, ma la vittoria di un uomo è sempre la vittoria dell'umanità su se stessa, per crescere. Quindi c'è una filosofia dello sport, ecco, che effettivamente va recuperata. Il Bologna, per quello che è importante che il Bologna rimanga in Serie A, perché lascia alle persone un interesse trasversale che finalmente mette in disparte la politica di conflittualità, non la politica vera, ecco, per poter esprimere al meglio questo valore. Quindi ho goduto molto quando il Bologna ha battuto il Napoli e poi dietro i giovani l'hanno ribattuto. È stato un momento di grande gioia. Monsignor Vecchi, il suo augurio di Buon Natale a chi ci sta seguendo. Ecco, che effettivamente riusciamo a capire che alla fine Dio non ci abbandona, di coltivare la speranza, però dice il proverbio, aiutati che Dio ti aiuta. Allora entriamo in una chiesa e poi se è un bel po' che non ci confessiamo, andiamoci anche a confessare, per togliere via quegli ingombri, no, che sono dentro di noi, fare la comunione almeno una volta l'anno, o per Pasqua o per Natale, in modo tale che la speranza non venga meno e mi venga la voglia, ecco, di guardare chi a meno di me per dargli una mano, insomma contribuire a trovare ciò che ci unisce e lasciar perdere ciò che ci divide. Allora, grazie per essere stato in nostra compagnia, a voi naturalmente per averci seguito e buon Natale naturalmente. Ovviamente, buon Natale a tutti da parte della nostra redazione. Grazie.